celebrate con il tutto esaurito al teatro comunale e tanti applausi per lo spettacolo realizzato dagli studenti del comprensivo Carpi Nord sulla figura di Odoardo Focherini. Mi ha insegnato a credere in ciò che è giusto, impegnarmi al massimo, diventare una cristiana più fedele, pregare, mi hai dato prova che l'amore esiste. Queste sono solo alcune delle frasi che i bravi attori delle scuole medie Focherini hanno pronunciato al termine dello spettacolo andato in scena in Teatro Comunale a Carpi, martedì 12 e mercoledì 13 aprile, dal titolo Un angelo tra i corridoi. Un finale commovente che ha visto i protagonisti deporre un sasso, secondo un'antica tradizione ebraica, e pronunciare un pensiero. Il pubblico ha accompagnato con tanti applausi ogni scena e ha seguito passo dopo passo la storia di Odoardo Focherini, forse il più sconosciuta, ma da oggi parte della vita di tanti. Quasi due ore sul palcoscenico per dei giovanissimi alla prima esperienza teatrale, affiancati da due potenti cori che si sono alternati nelle due serate. Testi e canzoni inediti, dialoghi vivaci, in un avvicendarsi di situazioni a volte divertenti, ma sempre capaci di far riflettere grandi e piccoli, perché, e questa è la sintesi più efficace, Odoardo Focherini non è su una nuvoletta in cielo, ma nei corridoi della scuola. È stato questo alternarsi di storie e attualità a rendere avvincente la rappresentazione teatrale, rendendo spontanea nello spettatore la domanda: ma dove vogliono portarci questi ragazzi? Cosa vogliono dirci? Le sorprese infatti non sono mancate, perché mano a mano che scorreva la vita di Odoardo, dalla sua giovinezza brillante e impegnata all'incontro e al matrimonio con Maria, passando attraverso il lavoro come amministratore dell'Avvenire d'Italia e infine la scelta di mettere a rischio la sua stessa incolumità per salvare gli ebrei, ecco che subito ci si ritrovava sulla panchina di un parchetto o in una classe con i pensieri e le domande dei ragazzi di oggi, che in realtà sono quelle di sempre e interpellano anche gli adulti: l'amore vero, il senso della famiglia, il rapporto con Dio, l'ingiustizia e le discriminazioni dentro e fuori la scuola. Se si pensa che, a parte i brani delle lettere di Focherini scelti in modo appropriato e letti con passione, tutti i testi dei dialoghi e delle canzoni, alcune inedite anche nelle musiche, sono stati creati per l'occasione, così per i costumi, non si può che rivolgere un plauso agli insegnanti e a tutti i collaboratori interni ed esterni alla scuola che hanno affiancato per alcuni mesi i ragazzi, portandoli a realizzare questa bella impresa che resterà per loro un ricordo indelebile. Su tutti Margherita Catellani, docente di religione e ideatrice del progetto teatrale, e Maria Giulia Campioli, che con dolcezza ma con straordinaria abilità ha trasferito ai giovani attori sicurezza e proprietà espressiva.